canzone streaming. Ringrazio tutti per la presenza e per la seduta del Consiglio Comunale, dove prima di una sessione straordinaria di urgenza, è stata pubblicata il giorno 8 febbraio 2023 alle ore 9:36. Vi ricordo che questo consiglio si tiene per la trattazione degli argomenti indicati nell'ordine del giorno inviato, ovvero comunicazione del sindaco, approvazione di schema del corpo transattivo immobile del Pidiello, terzo e ultimo punto, centrale unica committenza 16 linea, di sede approvazione di schema di convenzione. Gli atti del consiglio sono stati chiaramente aperti ai capi di gruppo prima della seduta, ai sensi del vigente regolamento, contestualmente depositati presso l'ufficio di segreteria comunale, al fine di consentire la presa di schema dell'intero consiglio. Assista alla seduta del segretario, la dottoressa Paola Di Berti, a cui chiedo di procedere ad appello. Presente. Di mia chiesa. Dello scritto grazia. Buonanotte Ludovico. De Matteis Daniela. Presente. Ciliberti Marianna. Presente. Della Corte Luigi. Castelluccio Rosario. Vota Sara. Landi Emanuela. Montella Angelica. Aversa Carmine. Di Giorgio Domenico. Nardiello Silvana. Pagano Antonio. Stabile Renato. Proviero Maria Francesca. Con quanto assenti la seduta viene dichiarata numericamente valida. Proseguiamo quindi con la trattazione che ordine del giorno, passo la parola al sindaco per le comunicazioni. Sì, buongiorno a tutti. Credo che sia opportuno, chiedo alla Presidente un minuto di silenzio per le vittime che sono state coinvolte del terremoto in Turchia e in Siria. È davvero un disastro, no? Siamo circa a 8.000 vittime, quindi un minuto di silenzio, di solidarietà. Grazie. Accelerare i tempi e soprattutto
anche di completare quindi sono i lavori di rafforzamento sia dal punto di vista dell'ENE che sta facendo i lavori degli interventi importantissimi su quel tratto e quindi siamo anche lì a superare per poter completare al più presto possibile. Per quanto riguarda un altro lavoro importante è una messa in sicurezza che è quella del metanodotto nella zona di Emilio Prato di via Emilia Romagna, perché molti cittadini hanno visto come mai i lavori non sono ultimati, che sono da diversi mesi, perché l'ho comunicato più volte del fatto che ad oggi quell'area non è stata mai messa in sicurezza. E la cosa più triste e più grave è che non solo nell'area verde pubblica, che non era attrezzata e quindi era area libera con terreno vegetale, ma soprattutto l'arteria, quella di via Emilia Romagna, la strada che poi collega in via Piemonte, anche lì passa un tratto del metanodotto che era pericolosissimo, che si doveva fare da un sacco di tempo, ma soprattutto si doveva fare quando sono iniziati i lavori, che all'epoca avevano visto quella strada che era una strada non asfaltata, si dovevano già intervenire e fare la messa in sicurezza. Quindi anche lì siamo arrivati sul tratto della strada via Emilia Romagna, completeranno i lavori la settimana prossima, 8 giorni, quindi chiuderemo la strada che percorrerà da via Emilia Romagna a via Veneto, che la riporterà in via Piemonte, quindi 8 giorni saremo giusti per poter completare la fine dei lavori della sia messa in sicurezza sia la riqualificazione di un territorio, di un terreno che vedrà un piccolo parco giochi con un'area attrezzata per fitness e sport. Grazie. Grazie Sindaco per questi aggiornamenti, soprattutto per il pensiero dato il minuto di silenzio che dimostra la vicinanza del nostro grande e del nostro territorio ai capitali e alle famiglie di questo terremoto devastante. Proseguiamo con la trattazione degli argomenti e andiamo avanti con l'approvazione del schema del conto transattivo e mobili del Rindiello. Sul punto si esprimeranno? Sì, Presidente. Quindi approvazione di schema del conto transattivo immobile del Rindiello. È una vicenda abbastanza vecchia, del 2015, che c'era un provvedimento giudiziale di confisca di questi beni, sappiamo bene, del Parco del Piano, e quindi ad oggi ci sono la regola del provvedimento giudiziale di confisca da parte dell'ente e da parte degli eredi di Tello, quello di un accordo di transazione transattivo di cederci 5 sottotetti con 3 box. Ovviamente questa scelta è maturata da già una sentenza della Corte d'Appello nell'ambito quella del 201 del 2021 in data 12-14 del 2022 che ha riconosciuto una parte di questi beni degli eredi di Tello, ha riconosciuto a tutti gli effetti l'acquisto in buona fede, quindi ad oggi andiamo a transigere e porteremo, quindi prendiamo atto di questa richiesta di un'ulteriore richiesta del 2023, quindi del 9-1 del 2023, dove c'è al comune in via definitiva i 5 sottotetti che avete visto qui elencati nelle particelle 444, 445, 444, 445, 446 e 447, 448 e i 3 box su 295, 196. E questa di acquisita da patrimonio che sapete bene che ad oggi l'intenzione dell'amministrazione comunale, visto che c'è un controllo presentato nel 2003 su questi beni, procederemo come abbiamo già fatto con le altre avanzate alla vendita di attuali beni. Grazie. Grazie Sindaco, apro la discussione sul punto se c'è qualcuno che si iscrive a parlare. Non vedo nessuno, per dichiarazione di voto c'è qualcuno che vuole parlare? Procediamo quindi direttamente con la votazione. Per alzata di mano, favorevoli?
questo punto di votare l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? Astenuti? Il Consiglio approva. Terzo ed ultimo punto all'ordine del giorno, andiamo a votare l'adesione e l'approvazione alla schema di convenzionale centrale unica di committenza Sede Vicentini. Sì, eravamo già abbondantemente all'interno della PUC Sede Vicentini nel 2016, ricordo bene, quindi ad oggi la convenzione aveva durato, se non erro, di 4 anni, quindi andiamo a riconfermare, visto che attualmente anche l'ambito nazionale del PNRR prevede che tutte le gare e gli affidamenti vengono effettuati con le centrali uniche di committenza. Quindi andiamo di nuovo a confermare la nostra adesione alla centrale unica di committenza Sede Vicentini, che ad oggi vede anche molti di noi alla sua partecipazione, ma ribadisco anche come negli anni precedenti non c'è un canale preferenziale, un canale unico, nel senso che non abbiamo l'obbligatorietà di rivolgerci alla CUC di Vicentini, ma lo possiamo fare anche su altre piattaforme. Normale che gli uffici di volta in volta analizzeranno di volta in volta le esigenze, soprattutto anche per far sì che ci sia un risparmio da parte dell'ente, perché sapete bene che ci sono costi elevati tra piattaforme e piattaforme, quindi in base alle diverse esigenze che gli uffici ovviamente saranno loro valutarle, saranno loro a scegliere poi dove ovviamente rivolgersi alla centrale di committenza o all'ASL o a tante altre piattaforme che abbiamo già utilizzato abbondantemente. Quindi noi aderiamo e quindi andremo a fare la convenzione con la Sede Vicentini e rinnoveremo quindi a questo punto già il rapporto di collaborazione che è durata di 4 anni. Grazie Presidente. Grazie Sindaco, c'è qualcuno che vuole parlare sul punto? Procediamo con la dichiarazione di voto. Andiamo direttamente alla votazione. Per alzata di mano, favorevoli? 9. Contrari? 0. Astenuti? 4. Anche per questo punto è richiesto di votare di media la disponibilità dell'atto. Favorevoli? 9. Astenuti? 4. È conclusa la trattazione degli argomenti relativi a questo Consiglio, dichiaro sciolta la seduta e vi auguro un buon proseguimento del giorno.